Presidente Mantovani, settimo scudetto, anno stranissimo, complicato, difficile, traguardo. Ci eravamo preparati fin dall'inizio per fare un grande campionato, avevamo la Continental, avevamo tante aspettative. Lo scudetto era ovviamente nei programmi e l'abbiamo mantenuto. È stato difficile, un anno complicato veramente in tutti i sensi. Abbiamo dovuto lavorare tantissimo, però la squadra c'è, la testa c'è, la cultura c'è, lo sappiamo fare, continuiamo a farlo. Andiamo a festeggiare, Presidente. Direi di sì, bisogna sempre festeggiare. Grazie. Sono sette, sì. È il secondo per te con l'Asiago, anche se l'anno scorso è stato un anno un po' strano, sì. Com'è? Siamo felicissimi, quest'anno penso che ce lo siamo meritati. Abbiamo avuto all'inizio dell'anno alcuni problemi, però abbiamo combattuto ogni partita e comunque ci siamo meritati questa vittoria dal mio punto di vista. Questo Renault ha lottato comunque fino alla fine, in teoria doveva essere una serie un po' più semplice, invece battono Brunico in semifinale, arrivano qua e la tirano fino in fondo. Sì, no, devo fare i complimenti a tutti i giocatori del Renault perché è stata veramente veramente tosta. E complimenti anche al loro portiere, ha veramente parato anche in gara 2 e gara 1 tanto tanto. È stata veramente una finale difficile dal mio punto di vista, però era importante portarla a casa. Grazie Johnny, andiamo a fare festa. Andiamo a fare festa, grazie. Semifinale giocata benissimo contro Brunico, contro Asiago in teoria doveva andare diversamente, avete lottato fino alla fine come leoni voi. Sì, grazie. Sì, complimenti a tutta la squadra, complimenti anche all'Asiago che sicuramente ha meritato di vincere, si fai due volte 5 gol, meriti di vincere, però comunque penso che possiamo ben essere orgogliosi della nostra, quello che siamo riusciti a fare. Senz'altro, anche perché comunque tre linee, quasi sempre tre linee, quindi come giocare con una linea in meno è durissima e giocare, pattinare così è dura. Sì, è dura anche perché a giocare contro una squadra come l'Asiago sei sempre sotto pressione, non hai mai un secondo dove puoi un po' riposare. E no, comunque è andata come è andata e noi abbiamo sicuramente anche con tanti giocatori giovani abbiamo sicuramente imparato anche qualcosa magari per il futuro. Pesa? pesa, però siamo molto contenti di questa performance. Dopo gara 2 siamo un attimo seduti in spogliatoio, abbiamo riflettuto sulla gara e oggi abbiamo cambiato le carte in tavola. Oggettivamente c'era l'Asiago sul ghiaccio stasera, l'altra sera forse un po' meno. Sì, esatto, forse abbiamo un po' sottovalutato la situazione o forse loro hanno giocato in un altro modo che ci hanno messo un po' in difficoltà, ma stasera penso che abbiamo dimostrato dal primo minuto che eravamo pronti.